Grazie dell'invito. Sono molto contento di essere qui nel decennale. Perché al di là della convenzione, la commissione di questa legislatura, abbiamo insieme fatto un lavoro importante con voi nella scorsa legislatura su un tema che allora non era così approfondito e che quella commissione ha messo in grande evidenza, cioè il tema della presenza delle mafie. Un bel lavoro come quello che sono sicuro state facendo ha fornito un patrimonio di conoscenze di cui, se devo dire una cosa, tra le altre cose, è una delle cose in cui la politica si deve occupare. Io penso che il ruolo dell'università non possa restare un ruolo accademico, ma deve essere strumento per la politica, per capire un fenomeno che cambia continuamente. Cambia perché lo Stato è stato capace in questi anni di dare colpi importanti, perché magistratura, Direzione Nazionale di Mafia, gli inquirenti hanno costruito una capacità di contrasto ai fenomeni mafiosi che costringono le mafie a cambiare. E quindi il tema della conoscenza è molto importante. L'altro tema che appare scontato, ma che non lo è, se penso a che cosa deve fare la politica deve parlare della mafia. Non soltanto durante l'università, deve raccontare che la mafia c'è, è sui nostri territori, serve parlare. Perché guardate, quello che sta succedendo è che le mafie hanno scelto, diceva adesso il Presidente, hanno scelto di tenere un basso profilo, ridurre le manifestazioni violente del quartante e stanno riuscendo a operare garantendo su un bassissimo allarme sociale. Oggi, se noi andiamo in giro, l'allarme sociale rispetto alle presenze mafiose, a ciò che significa, a quanto sono pericolosi per il nostro paese. Cioè, quando si parla di sicurezza in questo paese, si apre il capitolo sicurezza. È rarissimo che si parli di mafia, di criminalità organizzata. Quindi la politica deve dire che la mafia c'è, è presente, va contrastata, è pericolosa perché decine o centinaia di miliardi che inquinano l'economia, mettono in discussione la nostra stessa democrazia, perché se una libera economia viene condizionata da così grandi capitali di provenienza criminale, è evidente che c'è un problema, è evidente che c'è un pericolo. E io penso che di questo la politica non solo debba farsi carico, ma che la politica abbia bisogno di mettere questa questione
tra le priorità sue, del paese, dell'azione politica. Oggi parliamo di Milano, a proposito di quanto sono cambiate le navi. Noi abbiamo concluso la scorsa legislatura con una relazione che diceva per la prima volta, ed era un fatto importante, che le mafie sono insediate, non infiltrate, che le mafie sono radicate nei territori del nord. Lo dicono le inchieste successive l'hanno confermato. Non c'è solo un tema di riciclare, non c'è solo un tema di venire qui perché qui c'è un'economia forte e si riciclano i soldi. La scelta che hanno fatto le mafie è di radicarsi al nord. La ricerca vostra racconta nei piccoli centri, sul territorio. Quindi questo è un tema su cui la politica deve riflettere e la politica deve essere reattiva. Non sempre riusciamo ad essere reattivi. Se io penso a le reazioni della politica di fronte a fatti eclatanti, come le vicende di Cantù, altre inchieste che hanno condizionato le vicende della politica, le vicende criminali in Lombardia. Dico che anche di fronte all'evidenza, troppo spesso la politica chiude gli occhi e l'opinione pubblica fa lo stesso. Sedreano è il primo comune sciolto per mafia in Lombardia. Io ando in quei giorni siamo stati a Sedreano a protestare, a denunciare una presenza invasiva della criminalità organizzata nello stesso punto. Non solo non abbiamo trovato i cittadini, ma abbiamo avuto tutti e continuiamo a avere, io continuo a avere la preoccupazione che di fronte a questi fatti si preferisca sottovalutare, si preferisca passare oltre, e questo credo che sia un pericolo molto molto serio. Io penso che la politica debba dare segnali di fronte a queste vicende. Non sempre riusciamo a velocemente altre due cose. L'altra cosa che credo debba fare la politica è migliorare gli strumenti di contrasto che ha buone in campo. Ora il tema principale che noi di fronte, mi pare, l'ha detto anche il Presidente, la lotta al riciclaggio. Come impediamo quel rischio di inquinamento della nostra economia che rischia di essere prodotto dal riciclaggio, ma come contrastiamo il mafio, come impediamo di usare i soldi provenienti dai traffici. Allora, su questo io penso di ribadire su due versanti. Uno, approfondire il tema, lo consegno a Grasso,
approfondire il tema che forse oggi c'è bisogno di ripensare e ridefinire il reato di associazione a fiori. Perché i colletti bianchi che riciclano denaro spesso non possono essere incardellati nei criteri che definiscono l'associazione mafiosa. Non usano violenza, non usano intimidazione, ma io credo che se vogliamo contrastare il riciclaggio, un ragionamento su come cambiamo la definizione di reati di associazione mafiosa lo dobbiamo fare. L'altra questione mi pare la dimissione. È evidente che se c'è qualcuno che si è globalizzato da loro, queste sono le mafie. Non c'è solo 100.000 uomini, come il presidente sa, l'Andrangheta è il presidente di più di 70 paesi del mondo, dall'Australia al Canada, non esistono i confini. E quindi se vogliamo fare la lotta al riciclaggio, la lotta al riciclaggio deve essere fatta in quella dimensione, nella dimensione internazionale. L'Europa deve cominciare. Ora è importante che ci sia la Procura europea perché può consentire il lavoro comune contro le mafie. È importante che si stia cominciando a ragionare sulla necessità di estendere alcuni reati, come quello della confisca dei beni anche agli altri paesi europei, oppure lo stesso reato associativo. Già riuscire a fare queste cose sarebbe in tutta Europa sarebbe un passaggio importante. Voi sapete che ormai le mafie, di fronte ai rischi della confisca, preferiscono investire in paesi in cui questo istituto non c'è. Quindi questa è la frontiera. Si sta decidendo a livello europeo di istituire un'agenzia contro il riciclaggio. Noi abbiamo chiesto che venga portato in anche per riconoscere il lavoro, il know-how, le esperienze legislative e investigative che in questo paese ci sono. Ecco, io penso che queste sono le cose.